Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo all'anfiteatro romano di Cagliari, il più importante tra gli edifici pubblici della Sardegna romana, con la sua cava elissoidiale di 88x72 metri e la sua arena di 47x31 metri. Si incunena in una valletta naturale alle pendici meridionali del colle di Buoncammino. I costruttori, forse a più riprese tra primo e secondo secolo D.C., intagliarono nel banco roccioso gran parte delle gradinate, l'arena, vari corridoi, vomitoria e altri ambienti di servizio a questi collegate. Mentre la monumentale facciata rivolta a sud, che superava i 20 metri d'altezza, e il settore diametrale opposto, a cavallo di una stretta gola rocciosa, furono edificati con blocchi calcarei e scrateri a cave aperte nelle vicinanze. Dall'anfiteatro fino alla metà dell'Ottocento si continuarono ad esportare materiali di costruzione, finché il comune non acquisì l'intera area, affidando gli schiavi al canonico Giovanni Spano. Come potete vedere, qui in fondo c'è una porta che serviva a far uscire gli animali in una buca, e poi ci sono anche diverse porte che servivano per far uscire i gladiatori. Poi questo anfiteatro l'hanno smontato i pisani, che occuparono Cagliari, per costruire mura pisane e anche castello. Beh ragazzi, questa è tutta e alla prossima!